aggiornamento su Capture One 22. Perché vi dico Capture One 22? Perché è stato aggiornato alla versione 15.2.0, quindi questo aggiornamento è disponibile soltanto per i possessori di Capture One 22. La caratteristica principale di questo aggiornamento è stata il miglioramento della funzione punto chiave, in inglese keystone, che serve per raddrizzare le linee e le prospettive delle immagini. Dove lo troviamo punto chiave? Lo troviamo sotto obiettivo e qui vediamo che c'è punto chiave. Nella versione precedente era presente solo questa interfaccia, diciamo. Adesso hanno aggiunto anche questa parte guide dove c'è soprattutto questo bottone automatico. Ovviamente non potrà essere sempre perfetta la funzione automatica, però è una grande introduzione perché ci può velocizzare il lavoro. Possiamo sempre provare a cliccare su automatico e se non siamo soddisfatti poi andiamo a regolare di conseguenza. Bando alle ciance, andiamo subito a vedere. Allora, abbiamo questa immagine, come vedete è abbastanza estorta, inclinata da una parte e le prospettive sono abbastanza distorte. Quindi vado ad attivare la griglia, infatti anche dalla griglia si vede che le linee sono torte. Ok, quindi andiamo sul punto chiave, lasciamo attiva la prospettiva verticale, ok, il punto chiave verticale, però senza andare noi, come vedete qui, a posizionare queste linee dove vogliamo, ma lasciamo fare tutto in automatico a Capture One. Vediamo cosa combina. E diciamo che ha combinato un bel lavoro, perché come vedete l'immagine è stata sicuramente raddrizzata. Quindi promosso su questa immagine. Andiamo all'immagine successiva, vediamo qui un'immagine questa volta in orizzontale e anche qui vediamo che le linee sono convergenti verso l'alto, quindi c'è una distorsione dell'obiettivo. Anche qui lasciamo attivo il punto chiave verticale e vado sempre su automatico e guardate Capture One cosa fa. Ha corretto perfettamente l'immagine, infatti se andiamo ad attivare qui la griglia, come vedete l'immagine è perfetta, non si può dire niente. L'altra immagine qui, perché è curioso, siamo a Londra. Questo è il grattacielo The Shard, uno dei più alti d'Europa. Andiamo a correggere anche qui la prospettiva verticale, quindi andiamo su automatico e anche qui ha corretto la prospettiva verticale. Se questa correzione può sembrare troppo invasiva, perché forse qui è troppo dritta questa linea, visto che siamo in basso e l'edificio è molto alto, possiamo andare sempre qui sulla quantità e andare a diminuire leggermente la correzione in questo modo. E comunque abbiamo corretto l'immagine, sicuramente prima era così, mentre adesso noi l'abbiamo portata a questo punto. Sicuramente è un'immagine prospetticamente migliore. Facciamo delle prove con altre immagini, lasciamo sempre verticale, che è l'opzione che utilizzate di più, infatti loro l'hanno messa di default, perché di solito sono le linee verticali quelle che si distorgono più spesso. Automatico e ok. Siamo già a posto, proviamone un'altra, automatico, qua addirittura l'ha anche raddrizzata, ok. Vediamo un'immagine un po' diversa, andiamo a vedere su automatico. Come vedete qui ha fatto una correzione che a prima vista sembra molto più invasiva, infatti vedete quanto ha corretto, se è troppo possiamo andare noi a regolarlo, ma ci abbiamo messo veramente pochissimi secondi. Qui andiamo a Roma, vediamo su automatico. E anche qui è andato a correggere la distorsione verticale, quindi ha raddrizzato le linee. Se per noi è troppa questa correzione, possiamo leggermente andare a modificare. Però, come vedete, ci abbiamo messo davvero pochissimi secondi. Qui siamo sempre a Roma, andiamo su automatico, anche qui forse ho esagerato. Ok, andiamo a ridurre leggermente e in un secondo abbiamo corretto l'immagine. Qui siamo sempre a Roma, nel quartiere Eur. Vediamo che questa immagine è anche leggermente inclinata verso sinistra. Quindi andiamo ad utilizzare l'altra correzione, quello del punto chiave orizzontale. Quindi andiamo a selezionare qui. Come vedete qui l'icona è cambiata. Quindi possiamo andare a posizionare dove vogliamo questi pallini, chiamiamoli così, per dire a Capture One dov'è per noi la linea orizzontale. Io lascio tutto su automatico perché voglio vedere cosa fa e Capture One, come vedete, ha fatto un ottimo lavoro, infatti l'immagine è perfettamente orizzontale. Un'altra immagine, vediamo che si vede qui che è leggermente storta, pende a sinistra, lasciamo ancora sul punto chiave orizzontale e Capture One, vedete,
in automatico ha corretto l'immagine, anche verticalmente è corretta, è perfetta. Qui abbiamo il Palazzo della Civiltà italiana, quindi andiamo a correggere non in orizzontale, perché vi faccio vedere, se noi diciamo catturando di correggerlo in orizzontale, lui cosa farà? Farà questa roba, che ovviamente non va bene. Questo perché l'ha fatto? Perché Capture One noi gli abbiamo detto di raddrizzare le linee verticali, infatti lui le ha raddrizzate, ma ovviamente la prospettiva è sbagliata. Quindi possiamo andare a dirgli di correggerla in orizzontale, perché vedete che è leggermente storta l'immagine, da qui si vede, e in orizzontale ha fatto un ottimo lavoro. Ok, andiamo ad esplorare brevemente anche qui questa tab cursori. Vediamo che in orizzontale possiamo andare a correggere velocemente la prospettiva. Se pensiamo che l'immagine sia troppo distorta, possiamo andare a correggere manualmente il verticale in questo modo. Spero che questo breve video su questo aggiornamento ottimo e gratuito di Capture One 22 vi sia stato utile. Se vi è stato utile, mettete un mi piace, iscrivetevi ovviamente al canale, lasciate un commento se volete e ovviamente cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati quando caricherò dei nuovi video. Vi invito anche ad aprire la descrizione del video e andare ad esplorare un po' i contenuti all'interno del mio canale. Intanto vi ringrazio per la visione e vi aspetto sempre qui al prossimo video. Ciao a tutti, amici, alla prossima.